Guarda i ciclisti. Mamma mia, come vengono giù. Eh beh, qua vengono apposta da tutta Italia. Ma è ripidissimo. Ho provato prima a fare qualche metro in bici. Beh dai, prima bisogna imparare. Se vuoi giù c'è un campo scuola. Quasi quasi, guarda. Non sarebbe male. Certo che siete tante a fare il concorso di Miss Italia. Beh, partecipano molte ragazze e si inizia addirittura da un anno prima a partecipare. Bisogna passare 3 selezioni per arrivare poi in finale. Accidenti. È dura, però bisogna prenderla come un divertimento, come un gioco. Altrimenti, quando magari una persona si illude, poi ci rimane male. Un'esperienza unica, bellissima, anche perché ti dà l'opportunità di conoscerti meglio, di vivere appieno tutte le ragazze, di fare conoscenza, un'esperienza di vita. Nella mia famiglia sono l'unica Miss, non si sa mai magari in futuro se le nuove generazioni, insomma, parteciperanno a Miss Italia. Una volta che comunque si arriva in finale bisogna dare il meglio di se stesse per poter appunto cercare di prendere anche una fascia nazionale e quindi di vincere. Quest'anno venite qui in Toscana, a Montecatini. A Montecatini, sì, è vero, le terme della bellezza. Io non partecipo, però. Eh beh, ti hai già vinto, ho già vinto, va bene così, basta così. Così, col sole in fronte. Nella foresta. Beatamente, voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non basta. Io ho 2 fratelli più grandi e da bambina mi raccontavano che da grande sarei riuscita a partecipare a Miss Italia, ma io non ci credevo perché ero cicciottella e portavo sempre l'apparecchio con tutte le piastrine colorate, quindi i bambini magari mi prendevano in giro e mi sentivo sempre in soggezione. Invece poi, cavolo, avevano ragione. Dopo le elezioni di Miss Italia nessuno ci credeva che stavo portando la corona a casa, soprattutto la mia famiglia e anche i miei fratelli, che prima erano molto dispettosi, invece dopo essere stata eletta reginetta sono diventati molto affettuosi. Sono rimasti tutti scioccati della mia vittoria e anche il paese intero. Durante il concorso di Miss Italia di solito succede che tutte le Miss si lasciano col proprio ragazzo. Beh, io non ho avuto di questi problemi perché non ero fidanzata. Anzi, devo riconoscere che grazie a Miss Italia ho incontrato la persona che amo. Quasi quasi in giro me lo faccio anch'io. Ah, che bella questa estate, questa gente, tutta immagine e poi. Ops, mi sono dimenticata lo scialle. Vuole dirmi dove sei? Faccio stragi, ma se passo da perdente, prima o poi la stessa gente mi telefona. Ancora si sale! Sì. Sono stanco delle mie stesse parole, qui si fanno. Io sono prudente. Sentitelo, da Schumacher! Come sei? Come sei? Bellissimo! Come sei? Ora basta, questa estate, questa gente non mi portano più a niente, ma che importa se mi dici dove sei? We'll be right back.
com'è il bacio mano? Salve! Maria, ciao! Che bella signora! I could be happy with you by my side if I could forget her. But it's my pride, yes it is, yes it is, oh yes it is, yeah. Io mi ricordo benissimo del viaggio per Miss Italia. Eravamo tante ragazze che partivano per un sogno e per poterlo realizzare. Siamo appena arrivate qui a Montecatini Terme e... tutto molto bello, è una novità. Comunque non sai cosa ti aspetti da questa esperienza. Spero di vivermela al meglio questa esperienza, ovviamente sperando di non andare sino in fondo. E in ogni caso.